Buonasera, prima puntata del nuovo anno di A Tutto Campo, che in realtà l'avevamo anche pianificata, pur con il campionato ancora fermo, perché ci sarebbe dovuta essere l'amichevole con il Perugia. Invece, come sapete, questa amichevole, in modo così un po' surreale, non si è tenuta, con motivazioni che poi non è che si siano ben capite quale sarebbe stato, insomma, questo grave rischio di giocare questa partita, e quindi non c'è stato questo test, che insomma, al di là del valore sportivo, come sapete, insomma, aveva poi un valore soprattutto per i tifosi dell'Arezzo. C'è però un altro derby in vista, quello di domenica a Siena, con un Siena che si è ripreso prima della pausa con questa gestione scazzola, che insomma sta con una partita in meno, insomma sta tentando di risalire la china. Sono arrivati due nuovi giocatori nell'Arezzo, due ex del Bassano, due giocatori quindi con conosciuti bene da Sottili. Parleremo insomma di questo. Cominceremo tra poco anche a vedere questo increscioso episodio che è accaduto proprio a Siena, con un adesivo che è stato appiccicato nella targa con cui è stata intitolata qualche mese fa la curva dei tifosi del Siena a Lorenzo Guaspari, un tifoso del Siena storico, tifoso scomparso prematuramente. Ovviamente lo vediamo, insomma, c'è un po' di indignazione a Siena, viene considerato insomma un affronto la notizia che è stata scritta dal Fedelissimo Online, che è appunto il sito dei tifosi del Siena, e quindi insomma un episodio. Adesso magari vi chiedo un commento ai nostri ospiti, che sono Nario Cardini, buonasera Nario. Buonasera. Storico di S della nostra provincia, poi vado a salutare Pierangelo Ceccherini, bentornato. Buonasera. Con cui faremo il punto anche sul Museo Amaranto, e ovviamente il nostro Matteo Marzotti. Buonasera. Ciao Matteo. Matteo, cominciamo subito, ecco, a commentare questo episodio. Del Fedelissimo, insomma, si rievoca anche la Sassaiola dopo la gara di Coppa Italia dello scorso campionato, e questo episodio, insomma, qualcuno ha fatto il paragone, anche qualche tifoso abbiamo letto sul web, no? È come se la stessa cosa fosse accaduta, magari appiccicavano l'adesivo, no, nella targa di Minghelli, insomma, sono cose che sia successo in passato. Ah, è successo anche questo. Tanto sempre a quello che era stato riportato tempo addietro su Facebook. Chiaramente lascia un po' di amaro in bocca, perché oggi ho avuto modo di parlare con alcune persone comunque vicine all'ambiente Arezzo, con alcuni dirigenti, e mi hanno detto che sicuramente quanto accaduto non aiuta, perché domani è attesa la decisione proprio in merito alle modalità della trasferta. Già l'osservatorio, che tempo fa non aveva deciso sulla disputa della partita tra Arezzo e Perugia, aveva classificato come ad alto profilo di rischio la partita tra Siena e Arezzo, addirittura con pare visione da parte delle forze dell'ordine di quelli che sarebbero i commenti che poi compariranno, sono già comparsi su internet. E non solo. Viene da pensare che magari un gesto del genere, al di là del campanilismo, al di là poi del condannare quanto è accaduto, sicuramente non aiuta chi magari vuole andare a Siena a vedersi una partita, perché la vedo difficile. Però magari qualcuno che pensa di risparmiare sulle forze dell'ordine, magari vuole avere meno problemi essendo una partita a rischio, magari potrebbe avere come appiglio questa soluzione per dire di magari tenere qualche tifoso a casa in più. Insomma, la trasferta vietata la vedo difficile in questo senso. Ecco, diciamo che è un episodio di cui non se ne sentiva, Pierangelo, diciamo, la necessità, anche perché bene la goliardia, bene la rivalità, però qui si va oltre, no? Perché è chiaramente qualcuno, insomma, ha definito uno sfregio, no? Comunque alla memoria di un tifoso scomparso prematuramente. Non esagererei, è stato un episodio spiacevolissimo, però forse chi l'ha fatto non si rendeva nemmeno conto, sì, di quello che forse è una ragazzata. Io anzi, per una ragazzata, certamente non è una gran cosa a qualche giorno da questo derby, che poi è un derby molto sentito e poi anche molto importante dal punto di vista proprio di classifica, direi. Mario? Sì, no, è stato aggiunto un po' di sale a una partita che già ne aveva di suo, quindi insomma, era meglio farne a meno, però siamo sempre a parlare di questi episodi, magari il ripicca verso altre cose successe sulla sponda opposta, quindi è difficile sempre interpretarle, se non, ecco, insomma, si può dare un giudizio che ovviamente andava evitato. Allora, prima di parlare, poi ovviamente
della gara, di quello che può prospettare, ne parliamo dopo. Diciamo Matteo due parole anche su questa, invece questo derby che non c'è stato, no? Con il Perugia, perché già era stato rinviato l'altra volta, adesso sembrava tutto a posto, e poi la società, insomma, ha fatto un comunicato anche abbastanza amareggiato, no? Anche il presidente Ferretti su Facebook ha scritto che allora giochiamo a porte chiuse, così risparmiamo anche il costo degli steward, visto che insomma quando organizziamo qualcosa poi ci mettono i bastoni tra le ruote. Vabbè, sulle porte chiuse mi viene da dire che va un po' contro quello che è il discorso che è stato fatto in merito all'amichevole, vale a dire non ha senso giocarla se non ci sono i tifosi. Allora mi viene da dire per provocazione come si può pensare di chiudere uno stadio, anche se capisco che ovviamente è solo un concetto estremizzato quello del presidente, per non far entrare i tifosi, appunto risparmiare sotto questo punto di vista. Comunque al di là di questo è stata un po' una vicenda assurda, no? Perché comunque pare che questa amichevole non è che sia nata il 28 dicembre, era un'amichevole che doveva essere disputata in estate e non è stato così. Le comunicazioni, stando a quanto viene raccontato le due società, erano iniziate già a circolare a prima della metà di dicembre, quindi un mese prima. In un mese non si è arrivati a decisione, o perlomeno si è arrivati a decisione nell'ultimo comunicato dell'osservatorio di rimandare qualsiasi decisione al CASMS. Ora non mi vorrei sbagliare perché sono tante lettere messe in fila, e quindi non si è deciso. Dispiace che non c'è stata questa partita, dispiace anche, se proprio vogliamo essere fiscali, anche dal punto di vista economico, visto che l'intero incasso sarebbe andato all'Arezzo in quello che era l'accordo stipulato un anno fa, quando l'Arezzo aveva venduto Monaco, che l'Arezzo aveva preso una plusvalenza più doveva prendere questo incasso. Sicuramente credo che piuttosto che un rinvio in più, piuttosto che una comunicazione in meno che non c'è stata, forse sarebbe stato opportuno, magari come era accaduto nell'agosto del 2015, quando all'epoca non è un segreto di Stato, arrivò comunicazione alle due società che la tale amichevole era il caso di non farla, insomma, forse più come dire, una cosa più limpida sicuramente avrebbe addolcito questo no. Quello che ci chiede Pierangelo è che se invece la partita era magari di Coppa Italia o che ne so, di campionato, che cosa accadeva? Perché come si gioca il derby di Siena, non vedo perché no, non si possa giocare un derby amichevole con il Perugia, insomma, o quantomeno con tutta questa incertezza. Insomma. Ma quello che fa caso e quello che mi sorprende più di tutti è che si è lasciato l'Arezzo, si è portato piano piano, passando i giorni, l'Arezzo a prendere questa decisione. E mentre invece chi la doveva prendere e se ne doveva assumere le responsabilità e prendere anche una decisione drastica, anche di non disputarla. Ma perché deve essere Riccioli o l'Unione Sportiva Arezzo a dire siamo arrivati solo a due giorni e non abbiamo più il tempo per organizzarla questa amichevole? Questa è una mancanza di responsabilità che mi fa specie, perché chi doveva decidere era il questore o chi per lui, penso. E poi speriamo di rigiocarle queste partite, speriamo di rigiocarle, e quando si giocheranno in Coppa o, ripeto, speriamo anche nei futuri campionati, vedremo quello che potrà succedere. Se per un amichevole devono fare tutte queste beghe, figuriamoci in una partita che vale anche 3 punti. Già. Allora, prima di ascoltare uno dei due nuovi arrivati in casa Amaranto, volevo chiedere a Nario, che so che non ha avuto molto modo di seguire Arezzo nel girone di andata, però diciamo così, valutando anche la cosa, i giocatori, no? Secondo te il campionato che ha fatto l'Arezzo, quindi la posizione che attualmente ricopre l'Arezzo, è in linea con il valore della rosa, cioè te lo aspettavi oppure no? Rispondo volentieri, rispondo di sì, perché così ho alcuni amici, anche molti senza vino, che vengono sempre a vedere l'Arezzo, come ho quasi sempre fatto io, quest'anno un po' di meno. Io gli avevo prospettato questa griglia attuale: Alessandria, Cremonese, Livorno e Arezzo, quindi è assolutamente in linea con anzi, diciamo che l'Arezzo sta facendo bene, anche se ha giocatori da categoria, una squadra molto equilibrata, con dei valori anche importanti per la categoria, in particolare alcuni giocatori. Poi, insomma, quando Moscardelli fa quei gol, spesso diventa tutto più facile nel calcio. Sì, assolutamente sì, Sottili sta facendo bene per quello che ha a disposizione,
ha fatto molto bene, secondo me, il direttore sportivo, perché ha costruito una rosa da categoria, con gente giusta da categoria, anche mentalmente. E, insomma, come inizio di progetto è sicuramente buono. Poi speriamo che sfoci, magari non lo diciamo, ma insomma nel massimo risultato possibile. Ma anche se ciò non dovesse avvenire, insomma, hai gettato le basi per costruire qualcosa di importante, magari per i prossimi anni. Ecco, a proposito di questo, se ne parlava proprio l'ospite che c'era nella ultima puntata di dicembre, e ci si interrogava, no? Lui ovviamente non ci ha risposto, però su quale poteva essere la strategia dell'Arezzo in questa finestra di mercato, no? Perché partendo proprio dalla classifica, in cui per quanto migliorabile, però insomma è difficile ipotizzare magari un secondo posto, perché certo, le distanze comunque sono abbastanza notevoli. È vero che ci sono gli scontri diretti, che l'Arezzo se li giocherà in casa e tutto quello che vogliamo. Se la politica della società in questa fase di mercato poteva essere, uno, appunto tentare questa sfida difficile, e quindi tentare di rinforzarla ulteriormente, oppure una seconda ipotesi che fa riferimento alla parte finale del tuo discorso, cioè magari iniziare a investire su giocatori per poi, no, aprire un ciclo che già l'hai aperto, ma insomma da concretizzare. Poi se va bene i playoff, bene, se non andassero bene, il prossimo anno hai già fatto certe scelte. Ora sono arrivati al momento Cenetti, questo centrocampista che credo per la terza volta ritrova in carriera Sottili, che stava giocando abbastanza poco a Bassano, poi sempre dal Bassano è arrivato questo difensore Barisone, e ci sono stati dei movimenti in uscita, Milesi e Sirri, che erano i due difensori che probabilmente avevano reso meno. Come ti sembra queste mosse che Arezzo sta facendo? In quale direzione sta andando, secondo te? No, mi sembra così, almeno per quello fatto fino ad oggi, un mantenimento dello status raggiunto. Poi, per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto, sono valide entrambe le tesi. Vale dire, sappiamo benissimo che i play-off iniziano un altro campionato, quindi avere una squadra ulteriormente rinforzata e in condizioni di forma fisica e mentale, soprattutto mentale, adeguata, può voler dire anche vincerli. Due anni fa l'ha vinto il Como e fu la quinta ripescata, quindi tutto ci sta. Sono due tesi valide. Io preferisco il progetto, anche perché poi non so quanto il mercato di gennaio possa offrire in fatto di calciatori importanti che possono far salire il livello medio della squadra che hai. Probabilmente sì, però non ho purtroppo il mercato sotto mano, perché sono fermo, quindi non so che movimenti ci possano essere. Molto più facile farlo in estate, quando puoi veramente scegliere i giocatori che sai che ti fanno alzare il livello medio qualitativo della squadra che hai. Allora, sentiamo uno dei primi, c'è stata la presentazione congiunta qualche giorno fa. Allora, sentiamo questo servizio che ci ha preparato Matteo. Cenetti, che è poi il primo che è stato annunciato, questo mediano che dunque arriva all'Arezzo. Adesso vediamo anche con quali prospettive, anche immediate, magari di essere inserito. Sentiamo. Beh, ho fatto un percorso importante lì a Bassano, 3 anni e mezzo da Berobelli, abbiamo vinto, abbiamo anche perso cose importanti come la promozione in B alla finale playoff, però era un giocatore in scadenza, che la società del Bassano si è mossa un po' in ritardo, è arrivata la chiamata dell'Arezzo, società importante con un passato importante, ed era un'opportunità per il punto della mia carriera che non potevo farmi scappare. Infatti anche il Bassano mi ha liberato, perché ha capito che per me era un'opportunità, e quindi sono venuto qui ad Arezzo con tanta voglia e sperando di ottenere qualcosa di importante con questa maglia. Sì, beh, prima ho detto che comunque, perché una società e una piazza del genere deve ambire alla vittoria, e è vero che l'Alessandria ha un margine importante, un margine di vantaggio importante, però io ho visto la squadra e sono tutti giocatori importanti e secondo me si può fare qualcosa di importante. Con mister ho avuto la fortuna di vincere due campionati, una promozione diretta a Carpi e una con i playoff a Venezia. Beh, appena mi ha visto, comunque ha detto sei ancora qua, perché 5 anni sono tanti, però
sono contento a prescindere da che ci sia il mister, perché comunque anche la società ha dimostrato di volermi fortemente, e per un giocatore queste sono cose importanti che ti danno quella carica in più. E Matteo, è un giocatore ovviamente immagino richiesto da Sottili, quindi la società si è mossa in chiave di continuità anche sotto questo punto di vista, no? Oltre a un giocatore che forse serviva come caratteristica. Guarda, ripensavo prima alle parole che ha detto Nario, a un fatto che io mi era capitato di notare quest'estate, no? Che il fatto che tu prendi un allenatore che viene da Bassano, c'era stata la possibilità, mi ricordo, nel momento in cui stava per saltare Arcidiacono, che arrivasse Falzerano, perché era un giocatore che Sottili aveva avuto a Pistoia e Bassano. E poi avevo fatto caso a un fatto che l'Arezzo, fra le società di questo girone A, ce ne sono altre per carità, però di quelle di alta classifica era una delle poche dove l'allenatore nuovo non aveva portato nessuno dei suoi, fra virgolette, scudieri, che o comunque gente affidabile che aveva conosciuto in passato. Siamo arrivati a gennaio, un po' a sorpresa, questo va detto, l'Arezzo ha venduto quella che era la coppia titolare accreditata da tutti, sì, in estate, Milesi e Sirri, per prendere appunto due, perché anche Barisone dal 2015 che è a Bassano, quindi ha preso due giocatori fidandosi, credo, anche non solo del parere di Gemmi ma anche del giudizio di Sottili. Questo secondo me la dice lunga anche da un punto di vista contrattuale, perché Cenetti ha firmato fino al 2018, su quella che può essere anche un lavoro di prospettiva di progetto che non ha i giocatori ma anche un allenatore al suo centro, che in questo caso è Sottili. Quindi secondo me non è assolutamente una scelta sbagliata nell'ottica di un progetto. Poi è chiaro che è da quest'estate che chiedevamo un giocatore lì in mezzo che facesse legna piuttosto che un palleggiatore, quindi ben venga. Rimasto un po' sorpreso, fra virgolette, la cessione di Milesi e Sirri, anche se poi avevamo preso quota, perché chiaramente prendendo un altro over, la lista al completo, un posto doveva essere liberato, e in tanti si pensava che l'acquisto di Cenetti era a tamponare un'eventuale cessione di Foglia. Poi Nario, come caratteristiche è un giocatore che all'Arezzo probabilmente serviva, no? Soprattutto in alcune gare in cui si è fatto rimontare, in certi finali da gestire, insomma è un giocatore comunque che rompe abbastanza il gioco altrui. No, è un giocatore che a me piace, l'avevo cercato anche il secondo anno ad Alessandria, lui aveva vinto il campionato col Carpi, poi la mia società purtroppo non me lo fece prendere, ma in ogni modo acqua passata. È un giocatore che a me piace, è un intenditore che gioca molto sotto l'aspetto fisico e di temperamento, non ha paura di niente, è un randellatore, in senso buono ovviamente, quindi il giocatore fa come non solo l'Arezzo, fa come a tutte le squadre, perché poi avere in mezzo calciatori che fanno legna, unite alla qualità di Foglia, Corradi e quant'altro, poi fanno sì che il centrocampo tuo sia tosto per la categoria. Pierangelo, è un giocatore che insomma arriva in questo inizio di anno, e ci ricordiamo le parole che aveva detto Sottili dopo l'ultima gara del 30 dicembre, in cui di sua iniziativa, no, disse: i ragazzi si troveranno a allenare, insomma a rimanere in forma, perché poi quando ripartiamo tutte le gerarchie si azzereranno. Ora, può essere uno stimolo ovviamente per tenere alta la tensione anche durante la sosta, però insomma era una frase che aveva abbastanza colpito, perché lui aveva anche fatto presagire che a Siena sarebbe voluto scendere in campo anche qualcuno che aveva fatto meno presenze. Lo ritieni uno scenario possibile, anche magari con il debutto di questo Cenetti, non lo so. Ma lo ritengo uno scenario possibilissimo, anche se questo nuovo acquisto con le sue caratteristiche, come diceva Nario, che lo conosce benissimo, sia fisiche che fisiche, atletiche, anche di carattere, sono un pochino curioso per vedere dove verrà inserito questo giocatore, anche perché bene o male fino ad oggi abbiamo giocato con un mezzo regista basso che era De Feudis, e poi due mezzale con Foglia e Corradi, quasi sempre, anche se il modulo è stato cambiato spesso, e sono un pochino curioso per vedere come verrà inserito, al posto di chi, anche se, come per completare questa rosa, effettivamente un giocatore di quelle caratteristiche non c'era, mancava, starà l'allenatore inserirlo il meglio possibile. Non so se giocherà a Siena oppure andrà in panchina aspettando nuove partite.
Sì, Sottili disse proprio così e poi disse anche che nella sosta così lunga si metteva benzina sulle gambe per gli eventuali playoff, anche se i playoff da quest'anno mi sembra che concorrano 24 squadre per un posto. Sì. Okay. L'amico Nario diceva che il Como, però il Como ci è andato, sì, quando ne andava 4-4-4 a fare i playoff, sì, ora ne va 8-8-8, sicché è un pochino più difficile. Però diciamo che l'obiettivo dell'Arezzo in questo momento, come ne avevi parlato anche prima, è anche un pochino guardare un pochino al futuro, preparare certe situazioni e diciamo fare dei playoff dignitosi, si può sperare in questo. Io dico sempre che secondo me non è per essere ripetitivi, ma insomma l'uscita dalla Coppa Italia in quel modo secondo me era evitabile, anche perché non era quel trofeo inutile degli altri anni, perché saltavi tutta una serie di turni. Adesso il Tutto Cuoio, che ha eliminato l'Arezzo, affronta il Padova l'8 febbraio in casa del Tutto Cuoio, e quindi insomma poteva essere una scorciatoia interessante, perché poi avresti avuto ovviamente meno partite, più che altro per il modo, no, in cui poi era arrivata questa eliminazione. Allora ci fermiamo un attimo, poi sentiremo anche Barisonne, vedremo anche questa attesa insomma del derby di domenica. L'andata vinse l'Arezzo, come ricorderete, grazie soprattutto a Erpen. A tra poco. Eccoci tornati. Allora, il secondo acquisto è stato sempre dal Bassano, un difensore, Barisonne. Allora sentiamo anche lui. Indubbiamente è un'opportunità importante, infatti appena si è presentata questa opportunità io ho voluto fortemente venire qui ad Arezzo, spero possa essere un trampolino di lancio insomma per far bene con questa società qui, e spero di dare una mano ai miei compagni, alla società, all'allenatore. Mi metto a disposizione di tutti ovviamente e speriamo di fare il meglio possibile. Ovviamente nella mia idea c'è di rimanere qui il più a lungo possibile, perché ovviamente ho fatto una scelta e dal momento che ho fatto questa scelta mi piacerebbe continuare questa cosa con l'Arezzo insomma. Ho trovato un bellissimo gruppo di persone fantastiche che comunque mi hanno accolto subito benissimo e mi sono trovato insomma subito accolto alla grande, e fisicamente sto bene ora, non mi ero allenato tantissimo ultimamente, però adesso sono rientrato e mi sento bene, sto bene. Io credo che sia comunque un girone difficile, semplicemente magari le società che hanno investito più soldi sono di meno rispetto all'altro girone, ma è comunque un girone complicato e comunque bisogna prendere ogni partita come se fosse l'ultima per riuscire a fare qualcosa di importante. Allora, abbastanza elettrico dalle sue dichiarazioni. Barisonne, effettivamente, Nario, la difesa insomma, è cambiata anche molto, che Sottiglia il reparto forse era cambiato di più, no? Ha cambiato continuamente, soprattutto i centrali, da questo forse si vedeva che evidentemente non riusciva a trovare una quadra, tanto che adesso abbiamo visto Solini, forse, che è stato paradossalmente, nel senso per quelle che erano le attese, quello più affidabile, no? Sì, no, la difesa è stata cambiata moltissimo, anche secondo me in maniera imprevista, perché poi, per esempio, Sirri, secondo me è un buon giocatore, è un tantino irruento, spesso molto falloso, però è uno che difficilmente lo superi. E magari, ecco, questo sì, è più adatto secondo me in una disposizione tattica 3 che a 4. Questa era l'unica cosa che potrebbe, insomma, o ha fatto sì che poi Sottili, Stefano cambiasse un po' l'assetto difensivo. Luciani a me piace, è un ottimo giocatore, mi sembra che abbia anche richieste importanti. Quindi. E, riallacciando al discorso che facevate in precedenza, penso che anche l'acquisto di Cinetti sia un tantino collegato al fatto che lui vuol dare un tantino più di protezione alla difesa, probabilmente con Cinetti. Questa è una mia personalissima opinione. Quindi l'esclusa sarebbe De Feudis in questa ottica? La logica direbbe questo, sì. Ma ripeto, è una mia personalissima opinione e come tale deve rimanere. No, vabbè, però gli allenamenti che sono visti ora nella prima parte del campionato, l'idea è un 4-4-2, quindi almeno per Siena l'idea credo che sia quella di sfruttare tutto il potenziale offensivo. Un altro modulo cambiato.
Sì, no, le alternative sono quelle, sì, o l'uno o l'altro. Certo. Almeno per quello che si è visto, un 4-4-2. E la seconda punta però... Con Polidori e Moscardelli. Quindi Polidori e Moscardelli insieme. Che non a sfruttare tutto il potenziale offensivo, che è anche l'unico, perché non ci sono altre punte in rosa, a meno che non ne arrivino. E poi la novità di mettere Scenetti in mezzo al campo ti dà un esterno in più. Perché Corradi, che era stato preso per fare il mediano, e ha sempre fatto bene il mediano nel centrocampo a 3, non a 4, o a 2, scusate. Albino Leffe giocava come esterno con doti offensive sulla destra. Riprendere, prendere un altro mediano come Cenetti, è vero che ti dà sostanza, ma ti dà anche esperienza da mettere sulla corsia di destra, soprattutto per un 4-4-2 come faceva l'Albino Leffe con Corradi. A quel punto avresti Arcidiacono che... Sotto il profilo della grinta e della voglia non c'è da dire niente, peccato abbia trovato poche volte la porta. Avere Corradi a destra, Young a sinistra, Cenetti, Foglia centrali, cioè, insomma, è un bel centrocampo. Beh, sicuramente, ecco, in questa ottica qui, no? La Ghezza ci potrebbe uscire. Con un giocatore ne acquistati più. Più che altro per la possibilità che ti dà appunto di fare questo modo. Sì, io penso che sia un'opzione abbastanza probabile. Poi, ripeto, è Stefano che decide, è giusto che sia lui, quindi... È un compito suo, nessuno glielo vuole, glielo invidia immagino. Ecco, vedremo poi se ci sarà la possibilità, perché effettivamente giocando subito con Moscardelli e Polidori, quindi dalla panchina come cosa, come mossa per cambiare se le cose non vanno bene, l'unica mossa che diventa quella di Erpen o Arcidiacono appunto, no? Però sono giocatori che Erpen ha fatto la differenza, soprattutto all'inizio, tra cui il derby in alcune partite. Arcidiacono invece ha un po' deluso, no? Almeno sotto la parte offensiva è stato più utile a volte in fase di aiuto alla Ghetto. Ha detto bene Matteo, un giocatore di grandissimo impegno, dove strappa ampiamente la sufficienza sotto quell'aspetto lì. Per quanto riguarda il rendimento, insomma, anche io mi sarei aspettato qualcosina di più in fase offensiva, questo sì. Invece di Yanga è un giocatore Yanga grande... secondo me è un eccellente giocatore che ha già da ora, secondo me è da categoria superiore o puntini mi fermo qua. Eh sì, questo è quello che si intravede. Ti chiedo invece, tu che lo conosci bene, ha avuto una stagione, no? Sarà che è stato quasi tutto l'anno fermo nel passato campionato, c'è stata qualche sbavatura, no? di Benassi in qualche gara, qualche momento non da lui, almeno non dal giocatore che conoscevamo, come lo... Ci sta ovviamente nella carriera poi di un portiere, peraltro di questa esperienza. Ma Massimiliano l'ha avuto 4 anni, quindi lo conosco abbastanza bene. È un calciatore, è un professionista integerrimo, e va fatto, è lui che lo vuole, quindi non è che hai difficoltà a farlo. Deve lavorare moltissimo, probabilmente l'anno e mezzo, se non ricordo male, fermo, gli ha fatto perdere un tantino il rapporto tempo-spazio, insomma, ecco, quindi ovviamente perdi un po' di sicurezza e sei più sottoposto all'errore, però insomma, discutere Massimiliano è una cosa che io non me la sento proprio di fare, anche perché... No, non è che lo discutiamo, è sì, no, diciamo, cosa... l'errore ci sta, abbiamo visto anche ieri sera quello che è considerato da altri, non da me, il più forte portiere al mondo, insomma... Le fa anche lui gli errori, quindi accettiamoli anche da Benassi. Questo non da me mi è piaciuto. Io purtroppo sono famoso per dire da tanti anni che per me Buffon è il miglior portiere al mondo, non lo è mai stato. Alcuni dicono che lo è tuttora, quindi io purtroppo non sono d'accordo. Sicuramente sbaglio, per carità, non ho la presunzione di dire che sono il portatore della verità. Però. Allora... perché abbiamo parlato, no, di come potrebbe essere l'Arezzo e non abbiamo però parlato di un giocatore che era stato preso per fare la differenza, che mi riferisco ovviamente a Grossi, che ha anche un ingaggio abbastanza elevato, e se alla fine insomma l'Arezzo potrebbe anche rinunciarci, secondo te? Grossi sì, anch'io mi sarei aspettato qualcosina di più, se non ricordo male ha fatto bene in un paio di partite, quindi un rendimento molto alterno. I motivi ovviamente mi sfuggono, perché poi di qualità ce l'ha e come, però evidentemente non è nel periodo migliore, oppure non lo so, non saprei che dire, perché poi bisogna vivere la quotidianità per dare giudizi attendibili su dei giocatori. E Pierangelo, perché in questo 4-4-2 ipotetico ovviamente Foglia,
Cenetti, appunto Yanga Corradi, a meno che non fai giocare Grossi avanzato e rinunci a Moscardelli. Stavo pensando 4-4-1-1, che abbiamo forse la panchina più forte della Serie C. Penso, perché no, giocatori che rimangono fuori sono tutti di ottima qualità. Se poi, come penso, si prenderà, o penso, un giovane, insomma, come terza punta, perché con due punte soltanto. Quindi te l'aspetti attaccare una mossa in quel senso? Io penso di sì, anche se perché se si prende un raffreddore o qualcosa, Moscardelli e Polidori, non abbiamo assolutamente, mentre abbondiamo di mezze punte, esterni, abbiamo di tutte le qualità. E poi mi aspetterei anche, ora in questo momento manca anche un difensore centrale chiaramente, ma anche un giocatore che possa dare un cambio a Luciani, sempre che Luciani rimanga, perché se poi Luciani non rimane ne mancherebbe anche due. Io questa rosa va leggermente, se rimangono tutti i migliori, leggermente aggiustata, non penso che non serva tanto, però Sottili ha una panchina veramente, anzi qualcuno dovrà andare anche in tribuna, diciamo importantissima per queste categorie, perché gli toccherà rimanere fuori giocatori veramente, veramente importanti, penso. Matteo, e invece appunto su questi movimenti c'è da aspettarsi qualcosa secondo te, cioè che ci sia anche qualche cessione eccellente oppure appunto un giovane attaccante in arrivo? Io credo che nella lista dei partenti c'è un nome che al 99,9% lascerà l'Arezzo, che è Rossetti. E poi a mio avviso l'Arezzo farà di tutto per trattenere Foglia, chiaramente se poi dovesse arrivare l'offerta giusta dal Perugia, che ha perso Scozzarelli, che quindi cerca un altro giocatore, potrebbe anche esserci questa mossa, anche se ora ho visto che ha fatto la spesa il Perugia a Lucca con alcuni giocatori, quindi sarà un po' da valutare quel caso. Luciani, da quello che so, fino a giugno non si muove, poi a giugno credo proprio che il salto in Serie B ci sarà, in quel caso l'Arezzo non lo cede, anche perché sennò dovrebbe cercare due giocatori, il centrale difesa esperto, e poi vediamo se si presenta l'occasione magari di prendere un giovane lì davanti, perché come detto i giocatori sono solamente due. Riguardo a ipotetiche cessioni, non credo affatto che uno tra Erpen e Grossi possa lasciare l'Arezzo per motivi diversi, e su Grossi credo che sia l'ingaggio che comunque pochissime squadre se lo potrebbero permettere, e poi sai, questa è una mia idea di calcio, a me a momenti piace quasi più un bel tackle decisivo che un gol su 4-0, però che dire, alla fine Grossi ha fatto vedere delle belle giocate, però di quelle proprio utili si riducono a 3-4 partite e basta, insomma, e magari all'Arezzo serve più continuità sotto quel punto di vista e più concretezza. Hai citato Lucca perché c'è una situazione insomma non bella, perché ha annunciato il presidente che non ricapitalizzerà la società, e quindi si parla di una politica appunto per ridurre al massimo al momento i costi, e quindi oltre a quelli che sono andati al Perugia probabilmente ci sarà anche qualche altra mossa, e questo ormai è un classico, no? Quando squadre fanno anche un brillante giro di andata e poi hanno anche già un punto di penalizzazione, sì, inizio. Quindi potrebbero, non lo so, insomma la classifica poi alla fine è corta, è vero che dietro insomma ci sono squadre che abbastanza in ritardo, e diciamo che Calderisi non è fortunato, perché dove va Calderisi spesso c'è una crisi societaria poi nel corso del suo mandato. Forse pretende troppi soldi lui, è questo che poi fa sì che arrivano corte a fine anno. Una battuta. Certo. Tra l'altro stava facendo anche bene quest'anno, sì. Perché insomma, ha fatto un brillante giro di andata la Lucchese, l'Arezzo si era salvato andando sotto 2-0 in casa della Lucchese, e insomma fu una giornata non facile per i colori dell'Arezzo. Invece il Siena dal punto di vista del mercato non sembra, almeno a leggere oggi sulla Gazzetta si parlava di Jadid come possibile rinforzo, credo che forse è una squadra che essendo partita tardi anche dal punto di vista atletico probabilmente comincia a ottenere ora forse qualche risultato, perché poi ci sono giocatori come Marotta che insomma hanno mercato, giocatore che assolutamente insomma tra i migliori credo della categoria, e poi l'Arezzo che troverà come avversario Mendicino, che aveva passato questa parentesi in quello scambio che insomma doppio ex, e non è certamente un goleador, infatti anche a Siena sentono un po' la mancanza del giocatore che va in doppia cifra,
però anche Arezzo insomma, fece una bella partita, sì. Correva, insomma, è un giocatore generoso, insomma, sì. Indubbiamente. Sì, un giocatore generoso che è molto utile alla squadra, poi è ovvio che l'essenza del calcio sono i gol e sotto quell'aspetto lì non è uno che ti possa garantire doppie cifre o anche meglio, quindi questo è un eterno dilemma del calcio, insomma, l'importante è avere un equilibrio e anche chi, almeno uno in ogni squadra che poi abbia una confidenza con la porta particolare come ce l'ha indubbiamente Moscardelli, ma avere una punta di quella levatura lì non è così semplice, insomma. Ecco, l'andata, il Siena fece un bel primo tempo, sì. Andò in vantaggio proprio con Barotta dopo su un disimpegno errato della difesa e poi entrò Erpen e cambiò completamente la sì, partita. A essere sinceri si fu anche abbastanza fortunati, oltre che Erpen ci mise del suo, chiaramente. Si fu abbastanza fortunati perché per tre quarti di gara il Siena tenne benissimo il campo e io pensavo che al massimo si potesse arrivare a un pareggio. Poi negli ultimi 10 minuti, dopo l'entrata di Erpen, il primo mi sembra un colpo di testa, che sì, poi secondo su punizione che avrà fatto 3 gol di testa in tutta la sua carriera e una lo fece lì. E poi una punizione, quelle punizioni un pochino velenose che tutti pensano di toccarla e poi non la tocca nessuno e poi va dentro al palo opposto. Però il Siena all'andata mi fece una ottima impressione. Ora mi sembra che abbia cambiato allenatore. Sì, c'è Scazzola al posto di Colella, che all'andata, nel dopo lo abbiamo già ricordato, ma nelle interviste disse che non so quando, se nella gara di ritorno, cioè, il Siena sarebbe stato in alto. Sì, i frutti della sua preparazione eventuale l'ha presa il nuovo allenatore. Eh sì, l'ha presa, eh sì. Sì, però il Siena è una di quelle squadre che penso che se trovi una giornata importante possa metterci in difficoltà. Spero di no, però mi sembra una squadra quadrata, una squadra molto che fisica. È partita tardi. Chissà, forse il prossimo sì. Anno chissà sarà anche una che ci darà noia se noi abbiamo delle ambizioni. Beh, è probabile, insomma. Tra l'altro l'Arezzo potrebbe ritrovare Panaghiello, che è un giocatore insomma acciaccato, che si dice che recupera, così come l'altro difensore Terigi, hanno Stankevicius dietro, insomma, giocatori comunque abbastanza fisici anche, quindi sarà anche dal punto di vista fisico una gara anche sotto quel punto di vista sarà accesa, immaginiamo. Sì, e poi comunque non dimentichiamoci anche il fattore che è la prima gara dopo la sosta, quindi c'è anche quello di fattore che poi in tutti i campionati, dalla terza alla Serie A, quando riparti dopo le vacanze, insomma, ci sono sempre dei risultati un po' a sorpresa. Sono curioso un po' di vedere anche come l'affronterà proprio il Siena, perché insomma, fra voci di mercato, Marotta che viene dato praticamente con le valigie pronte, così insomma, sarebbe anche curioso di capire un po' come si schiererà il Siena, perché sembra potrebbe anche cambiare un po' modulo, però vedremo un po'. Allora, in queste ultime battute finali chiedo a Pierangelo, l'abbiamo già chiesto a Stefano Turchi a dicembre, ma voglio sapere se si è mosso qualcosa, cioè questo museo Amaranto. Ma purtroppo non si è mosso niente, siamo un pochino, da questo punto di vista, un pochino sorpresi e diciamo anche un po' amareggiati. Perché si parla ormai da tantissimo tempo di questa iniziativa che dovrebbe essere questo famoso Museo Amaranto. Noi continuiamo ad accaparrare roba, ad accaparrare, io anche nell'ultima fiera dell'antiquariato ho trovato delle cose interessantissime. Purtroppo dopo non si pensi che il Museo Amaranto in una settimana o in 15 giorni possa essere allestito. Il Museo Amaranto, come ho visto anche in altri posti, ho visitato, sono iniziative che bisogna stargli dietro, ci vorrà tantissimo, tantissimo tempo. In questo momento sembra che i locali che l'Arezzo avrebbe messo a disposizione del futuro Museo Amaranto sembra che ancora siano occupati da delle associazioni, e quando l'Arezzo ha preso per 6 anni, ha fatto la convenzione con il comune e ha preso completamente lo stadio, sembrava che da un momento a quell'altro si liberassero questi
queste stanze, queste, che poi sono anche, c'è dei spazi enormi sotto lo stadio, eh. Ho visto che Orgoglio Amaranto l'ha trovato lì sotto la curva Minghelli, mentre invece sotto la tribuna ancora ci sono tantissime associazioni che non hanno lasciato, perché noi siamo in attesa, e anche ho sentito anche recentemente Stefano Turchi, che era molto amareggiato, perché effettivamente ci abbiamo speso molto proprio dal punto di vista dell'impegno, oltre che proprio dal punto di vista economico, però sembra che non si muova niente, vediamo un po' insomma in futuro. Velocemente, ma te invece qualcosa si sta per sbloccare forse per le caselle? Sì, a quanto pare la soluzione sarebbe stata trovata. Ricalca un po' la scelta di quando si era detto che Sant'Andrea Pigli poteva essere dato all'Arezzo il campo, perché praticamente veniva definito all'interno della concessione che l'area di Sant'Andrea Pigli poteva essere qualificata come campi di allenamento per lo stadio. Con lo stesso procedimento, così pare ovviamente, poi bisogna vedere quante sono le possibilità, però è da ieri comunque che ci sono queste informazioni, a quel punto sarebbero le caselle che diventerebbero i campi di allenamento sussidiari al comunale. A quel punto l'Arezzo avrebbe la struttura anche per ampliare le giovanili, resta un punto di domanda, perché da giugno non sono stati fatti trattamenti su quella zona, su quei campi, quindi quanto sarebbe il tempo per far tornare quindi utilizzabile quel terreno di gioco in erba. Ma quelle parti che poi insomma erano pari, non in regola, poi non si sa. Quello non si sa. Perché quello sembrava essere poi l'ostacolo, no? Che andavano fondamentalmente, demoliti, almeno sia da parte del comune che dall'Arezzo, era questo il punto. Sì. Però se così è, insomma, pare meglio, perché insomma se si può trovare una soluzione senza, cioè dopo che sono state fatte, al di là che quanto pare, insomma, delle parti non erano regolari, però pare, insomma, tabula rasa, mi sembra una cosa un po' così, che non abbia molto, molto senso. Allora, siamo arrivati alla fine, che partita ti aspetti? Quindi sia in Arezzo, secondo te può essere, l'Arezzo può trovare difficoltà? Sì, no, cioè, oltre alla difficoltà delle ripartenze dopo la sosta, il Siena è, almeno negli ultimi periodi, è una squadra in chiara ascesa, probabilmente ha trovato una quadratura tattica adeguata alla categoria, e fondamentalmente è una squadra da categoria, quindi sicuramente è una partita non semplice, però insomma mi sembra che abbastanza ovvio che sia non semplice nemmeno per il Siena. Pronostici non ne faccio, spero solo sia una bella partita e che ovviamente non succeda nulla. Grazie Nario Gardini, grazie a voi. Presto, grazie a Pierangelo Ceccherini, grazie a Matteo Mazzotti, che perché ci segue in replica, poi tra poco sarà ancora con voi con Zona Dilettanti. Buona serata.